Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi finalmente per presentarvi il tanto atteso, il tanto chiacchierato DLC Kun, il primo DLC di questo Farming Simulator 17. Appunto è un DLC che riguarda solamente attrezzatura, quindi non è un DLC con dei mezzi. Lo potete appunto comprare sul sito ufficiale, vi lascio ovviamente il link in descrizione. È al prezzo di 15 euro. Poi appunto alla fine del video io farò le mie considerazioni finali e vi dirò la mia e tutto quanto, quindi mettetevi comodi, guardate tutto perché andrò ad analizzare e provare direttamente in campo ogni attrezzo, perché appunto voglio essere diciamo abbastanza completo, voglio essere un po' clinico e far sì che appunto chi magari è ancora indeciso all'acquisto possa valutare se vale o no la spesa. In questo DLC troveremo 18 attrezzi, quindi per quanto riguarda la categoria della fienagione, per quanto riguarda la categoria dell'irrorazione sprayer e per quanto riguarda la concimazione solida, eccola qua con appunto lo spandiconcime e tutta l'attrezzatura per quanto riguarda la semina combinata e non. Ok, quindi appunto qua vi ho già preparato tutti i mezzi, vi ho già diviso le categorie e andremo a provarli appunto in ordine. Ok, quindi iniziamo. Io non vi faccio vedere nello shop, vi farò vedere qualcosa dopo per farvi vedere qualche opzione potenziamento, ma io passo direttamente all'azione, quindi andiamo a provare tutta l'attrezzatura direttamente in campo e ok, il video non sarà abbastanza, sì, non sarà proprio ridotto, ma mettetevi comodi perché appunto ci tengo a farvi vedere tutto quanto. Allora, per quanto riguarda la fienagione, troviamo il voltafieno GF802, due imballatrici, la LSB 1290D, che è la quadra, l'imballatrice FBP, che è la tonda con fasciatrice posteriore, il Merger Max 902 e la falciatrice GMD 4411 e infine la fasciatrice trainata SV4014. Ok, l'unica cosa che vi faccio vedere ora della sezione per i potenziamenti, che è importante e bella cosa che hanno fatto, è che nella scelta, diciamo, nell'acquisto dell'attrezzatura per la fasciatura, quindi l'SV4014 e l'FBP3135, c'è la possibilità di scegliere il colore della pellicola delle balle, quindi possiamo passare dal bianco al nero, al violetta e al verde acqua. Questa è una bella cosa, mi è piaciuta, mi è veramente piaciuta perché è una personalizzazione che io sinceramente non ho mai visto nelle diciamo fasciatrici, nelle balle fasciate, quindi veramente veramente ottima. Quindi appunto possibilità nella Kun imballatrice e poi appunto nella fasciatrice trainata. Ok, qua vedete che vi ho già preparato i differenti colori. Qui andremo a vedere il verde acqua e qui vi ho preparato il nero. Ok, comunque andiamo per ordine. Proviamo subito il voltafieno. Saliamo su, ecco qua. Accendiamo il voltafieno. Sì, nulla di particolare, comunque ci tengo ovviamente sempre a farvi vedere tutti gli attrezzi completi del dirt, quindi ok. Perfetto, io qua mi giro, torno indietro e arrivare fino in fondo è abbastanza lunga. Comunque appunto dicevo, di LC di attrezzatura ne ha veramente tanta e a me sinceramente è piaciuta, cioè tutta l'attrezzatura che ha messo, gli attrezzi sono molto molto carini, quindi do già comunque un pollice in su per diciamo
diciamo, la tipologia di attrezzatura e anche per la quantità, perché ragazzi miei, 18 attrezzi non sono pochi. Ok, perfetto, qui abbiamo il nostro voltafieno chiuso. Passiamo all'imballatrice, questa qui è appunto la prima quadra. Come animazione abbiamo la possibilità dell'apertura della slitta dietro, eccolo qua. Boh, perfetto, accendiamo il nostro caro 930 Black Beauty, accendiamo il pick up, accendiamo la pressa. Animazione comunque del pistone dentro, delle forche, dei coltelli, tutto quanto a posto, quindi come animazione siamo di default. Le balle sono da 4000 di densità. Vediamo anche il particle del fumo, della polvere più che fumo. Qua le nostre care balle, qua arrivo fino alla fine perché poi vi faccio vedere subito la volgitrice, la fasciatrice, come la volete chiamare. Ok, a farne un'altra. Niente. Bene, scarichiamo l'imballatrice. Ok, mettiamo fuori la balla, torniamo indietro. Anche se comunque l'attrezzatura è di stampo default, i modelli sono ben fatti, ben curati, c'è ovviamente qualche piccola mancanza come molti di voi hanno già notato vivamente, poi andremo a vedere qual è la mancanza. Ok, perfetto, la lasciamo all'attrice. Bueno, passiamo alla cara avvolgitrice che è appunto trainata, non la si può accendere, la possiamo appunto aprire. Qua vediamo anche la fascia sopra. Animazione molto bella. Una cosa che ho apprezzato veramente tanto, che mi è piaciuta, sono l'animazione dei nylon, appunto del castello qua di avvolgitura, la movimentazione dei rotoli dell'apparato del taglio e soprattutto il sound appunto degli avvolgitori, veramente sono ben fatti. Quindi ora faccio un attimo in silenzio, quindi alzate un po' il volume, ascoltate. Ecco qua, abbiamo anche spento il trattore perché sentiate meglio. Veramente, veramente ben fatti, ottimi. Comunque, vabbè, funzionamento non ve l'ho spiegato, ma è molto semplice, è tutto automatico, quindi voi basta che andate sotto con la volgitrice sulla balla, lei automaticamente la riconosce, se la prende su e inizia appunto a fasciare. Ecco qua. La dovete scaricare manualmente, quindi appunto la balla la portate dove volete, potete fare una fila, potete fare quello che vi pare e piace, quindi appunto scaricate dove volete e ok. Beh, perfetto, torniamo di qua. Scusate se faccio avanti e indietro, ma come ben sapete sono ordinato, quindi non voglio vedere mezzi, uno in su, uno in giù, uno a destra, uno a sinistra, quindi io riporto tutto qua, che poi alla fine
Vi saluto, appunto, ve li rifaccio vedere tutti quanti. Ok, passiamo alla imballatrice FBP 3135, che è l'imballatrice tonda con il castello per la l'avvolgitura posteriore. Accendiamo il Pumaz, accendiamo i montaggi, accendiamo l'imballatrice, abbassiamo e ok. Densità 4000 sempre delle balle. Questa non è continua, quindi non ha precamera, ovviamente quando la balla è piena, scusate, la camera è piena, dovete fermarvi, non potete proseguire. Notate bene l'animazione del nylon. Vedete che fa due giri orizzontali, due verticali per la tenuta dei primi due giri e poi inizia ad andare avanti, a fasciare. Veramente l'animazione questa è ben fatta. Sentite anche il suono quando proprio si rompe il nylon, è esattamente uguale. La balla ovviamente potete, dovete, come per l'avvolgitore trainato, scaricarla a mano, quindi appunto potete scegliere dove scaricarla, insomma, potete fare un potete scaricare tutto in un luogo, ecco qua. Molto belle con nylon nero. Qui le andane le ho fatte con il Kun, quello a due corpi, come ben vedete, diciamo più o meno il tempo di fasciatura e il tempo di riempimento della camera più o meno combaciano, quindi appunto con un'andanatura di questo tipo potete fare un lavoro abbastanza continuo. Ecco qua. Beh, perfetto, io torno anche indietro perché altrimenti qua vado veramente per le lunghe. Comunque pollicione in su per il lavoro qui delle fasciatrici, veramente ottimo. Mamma, senti sto Puma che sound. Non badate che sto come sto lavorando, che sto veramente facendo dei castroni abominevoli. Bene, prendiamo l'imballatrice, riportiamo tutto qua. Ok, perfetto. Buenos. Passiamo al nostro caro concorrente del ROC, il Merge Max 902, appunto andanatore, molto bello, veramente ben fatto, mi è piaciuto comunque, è appunto una valida alternativa al ROC, anche secondo me, ragazzi miei, come ROC non esistono, il ROC è l'andanatore. Bene, abbiamo l'apertura, eccola qui. Perfetto, con questo punto andanatore abbiamo ovviamente la scelta di poter andanare a destra o a sinistra o solo centralmente, quindi possibilità di spostamento dei nastri, appunto il verso, il senso dei nastri. Accendiamo, mamma mia sto motore ogni volta. Ok, a questo punto abbiamo nell'RBY possibilità dello spostamento del lavoro, quindi in questo caso abbiamo la sinistra, come ben vedete tutti i nastri convogliono da quest'altra parte, spostamento del lavoro a destra, tutti i nastri convogliono di qua, e lavoro centrale, quindi abbiamo il pezzo centrale che si alza semplicemente e abbiamo solo i due laterali, che il primo convoglia a destra e il secondo convoglia a sinistra, quindi per fare l'andana centrale. Quindi faccio vedere subito l'andana centrale, eccola qua, molto bello il particle, molto bello, mi è veramente piaciuto, adesso faccio fatica a farvelo vedere perché andare dritti e farvi vedere tutto non è facile, comunque appunto questa è l'andanatura centrale. Okay.
Occhio che ovviamente la posizione di lavoro può essere spostata solamente da attrezzo fermo, quindi appunto vi dovete fermare. Ecco qua, andate un secondo, adesso non so perché non me lo... scusate, non da attrezzo fermo ma da attrezzo diciamo alzato, quindi spostiamo modalità di lavoro a sinistra, appunto vedete che tutta l'andana viene spostata a sinistra. Qua. Ora spostiamo il lavoro a destra, torniamo indietro. Guardate, se vi faccio vedere le cose così velocemente, ma so che le cose sono tante, poi appunto divento troppo lungo. E qui appunto vedete abbiamo lo spostamento dell'andana a destra. Qua potete fare come vi pare e piace, potete anche facendo destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, potete fare anche di un campo un'andana unica che su un metro fate 300 balle, comunque ok, veramente, veramente bello, ottimo, mi è piaciuto veramente tanto che il particle è fatto. Ok, perfetto, alziamo, spegniamo, mamma mia, scusate che sto andando in tilt con i tasti oggi. Bene, lasciamo qui, perfetto, comunque tutta attrezzatura, fanaleria, eccetera, funzionate, quindi non sto qui a farvi vedere tutto quanto. Perfetto, passiamo alla nostra cara falciatrice Kuhn, la GMD 4411, falciatrice molto semplice. Accendiamo il nostro caro 1455. Questa appunto è una fasciatrice non scusate, falciatrice non condizionatrice, mamma mia quanti termini, quindi non fa diciamo non condiziona il prodotto dietro, praticamente non fa la piccola andana tra virgolette posteriormente come le falcia condizionatrici che ci sono, le Pottinger, quelle di default, quindi appunto ben vedete com'è, come si presenta l'erba posteriormente, appunto non c'è la piccola andana, molto semplice. Mamma che sound sto case. Ok, torniamo indietro. C'è il piccolo fanalino dietro, ecco qua. Sì, so magari che vi sto facendo vedere gli attrezzi che non ha nulla di nuovo, ma vi ripeto, voglio essere completo, voglio essere appunto, voglio dirvi tutto, farvi vedere tutto, perché so che c'è ancora chi non l'ha comprato e voglio che appunto vediate tutto quanto. Ok, spegniamo. Questa qua appunto è la sua chiusura posteriormente. Io penso che se in realtà facessi un video a sto mezzo qua, a questo sound, non so, io farei, sverrei veramente in campo. Ok, perfetto, la questione finagione abbiamo terminato. Passiamo alla questione irrorazione e concimi. Qui appunto abbiamo l'Axis, che è lo span di concime, appunto, che ha la larghezza di lavoro di ben 24 metri. Poi abbiamo la Kuhn PF 1005, la Deltis 1302 e il trainato Metris 4102, 36 metri per il trainato e 21 metri per il portato, con capacità di 1003 con 1005 aggiuntivo per il serbatoio frontale. Questa tiene 4500. Di nuovo abbiamo la questione dell'asta di livello. Come ben vedete, questa l'ho riempita, appunto vedete che l'asta è sul 13 e quest'altra che appunto è vuota, l'indicatore di livello è a 0, ecco qua, vedete che questa appunto è sopra e questa che è piena è sotto, quindi abbiamo l'animazione dell'asticella. Qui di nuovo, beh, non faccio vedere nulla, faccio vedere un attimo l'apertura così per completezza. Ok,
Eccolo qua. Guarda che razza di larghezza di lavoro, mamma mia. Ovviamente possibilità di alzare e abbassare il castello posteriore per appunto intervenire in varie fasi di crescita delle colture. Ecco qua. Perfetto. Richiudiamo. Assi sterzanti dietro, appunto per facilitarvi la manovra in capezzagna. Bene, ok, spegniamo il fend. Qui abbiamo quello portato con appunto il serbatoio aggiuntivo anteriore. Unica possibilità di interazione abbiamo la chiusura e apertura copertura che si apre la sacca qui laterale, che in teoria appunto è il miscelatore per il prodotto. Adesso non sono sicurissimo, correggetemi se sbaglio, ma appunto dovrebbe essere quello. Appunto è solo questa animazione qui. Ottima l'animazione di apertura del castello posteriore, dateci un'occhiata, molto bella. Okay, anche qui come larghezza di lavoro non scherziamo. Ovviamente sempre possibilità di alzare e abbassare. Ecco qua. Vi ripeto, molto bella l'animazione del castello, veramente ottima. Ok, buenos. Io vabbè, i particle non ve li faccio vedere perché sono, diciamo, i medesimi, quindi c'è nulla di nuovo da vedere. E ok, perfetto, buenos. Qui vabbè, lo span di concime non ve lo mostro, abbiamo ovviamente solo la possibilità di aprire e chiudere la copertura. Eccolo qua, fate lo sposto un attimo. Eccoci qua. Perfetto, appunto la attrezzatura da irrorazione e concimazione è terminata, abbiamo queste tre qui. Passiamo alla sezione semine e combinate e non. Quindi, allora, troviamo la Kuhn Planter 3 che è la 12 file. Poi abbiamo questo catamarano qui che avete già ben visto nel video preview che avevo fatto, sì, che avevo pubblicato tempo fa sul canale. Appunto abbiamo tutto questo bastimento qui che sono tutti attrezzi complementari, quindi appunto potete usare o la HR, ma sta rotella, la HR 4004 con la seminatrice dietro e basta, oppure potete usare questo e la fresa e basta, potete usare la fresa da sola, potete fare quello che volete. Quindi appunto io qua vi ho allestito il top del top, quindi il massimo che può fare questa attrezzatura qui. E ok, poi comunque potete ovviamente sbizzarrirvi come vi pare e piace. Ok, qui frontalmente abbiamo il TF1005 che è il serbatoio dei semi con il tubo invisibile. Il tubo c'è ma non si vede, no, sto scherzando. Qui molti di voi appunto hanno fatto notare il fatto dei tubi e tutto quanto. Ragazzi miei, lo so, sono consapevole, vi do ragione eccetera, ma come ben sapete siamo di fronte a prodotti default Jans, siamo di fronte appunto a uno standard che ben sapete com'è, lo so, vi do ragione anche io di mio, appunto dico che un'aggiunta di un tubo o un qualcosa, una piccolezza significa molto. Adesso non so perché non si sforzino tra virgolette, non vogliono, non possono, non so cosa, ma qualcosina sugli attrezzi, quel piccolo dettaglio veramente farebbe la differenza. Comunque ragazzi miei, la questione è questa, è inutile diciamo star lì sul piangere sul lato versato, quindi ok, buenos. Comunque la larghezza di lavoro di tutta sta pappardella qui è di 4 metri. Qua passiamo alla Espro 3000 che è una combinata appunto da 3 metri, quindi semina e preparazione terreno in un
attrezzo solo, tutta trainata. Qui passiamo al Kun Disco Lander, che è un diciamo coltivatore che fa da semina di erba e rafano, quindi appunto abbiamo solamente la scelta di queste due colture, ovviamente trainato. Questo ha anche la possibilità dell'apertura e la chiusura, quindi possiamo regolare i dischi, la dischiera di lavoro come ci pare e piace, poi appunto la andremo a vedere. E poi abbiamo il Performer 4000, coltivatore semplice da 4 metri. Ok, io ho già ricaricato tutte le seminatrici per accelerare un po' i tempi, quindi andiamo subito al lavoro. Qua abbiamo un 6,40 di capacità urea, quindi di concime, e un 5,64 di semi. Qua abbiamo 12 file, qua avete visto l'apertura con i tubi dinamici, ottimi, veramente ben fatti. Qua appunto abbiamo Maremma, abbiamo l'indicatore, eccoci qua. Io passo subito alla semina, accendiamo. Ok, parte col tutto ok, animazioni delle stecche qui, se ben vedete, ecco qua. Veramente ottima sta seminatrice. Ok, torniamo indietro. Di là andiamo a indicare sull'erba. Vabbè, adesso non badate ai miei lavori, perché come ben sapete sulle presentazioni è un po' così. Fanaleria ok, tiriamo su l'indicatore, tiriamo su seminatrice e perfetto. Chiudiamo, portiamo tutto di qua. Buonos. Passiamo al tabernacolo qui, che appunto, come vi ho fatto vedere anche tempo fa sulla presentazione, vi ho presentato il Lemke, che c'era il Dolomite, quello frontale. Questo funziona nella stessa identica maniera, quindi possibilità del passaggio di un'unica, diciamo, di un'unica passata, quindi abbiamo la preparazione del terreno e la semina in un colpo solo. Quindi accendiamo erpice, abbassiamo seminatrice, abbassiamo tutto, abbassiamo il tank frontale e via. Metteteci una bella macchinozza davanti, perché tutto sto tabernacolo qui è impegnativo. Come vi dicevo prima, potete ovviamente combinare gli attrezzi come volete. Questa qui funziona sul sodo anche senza le punte davanti, quindi se mettete l'HR con l'STF 4000 dietro potete seminare direttamente qua. Abbiamo la fanaleria di lavoro, anche il tank frontale. E vedendo questa seminatrice, ragazzi miei, aspetto maschio magica, che là, credetemi, lì farete un infarto, credetemi. Ok, alziamo il tutto. Qui il carrellino ha gli assi, appunto i carrelli che ruotano, che si spostano appunto in base alla direzione del mezzo. Ecco qua. Ok, comunque bella tutta questa attrezzatura qui, la fresa, l'HR molto ben fatta. Ok, qua ormai siamo arrivati alla fine.
tenete duro che manca poco alla fine. Spero che non vi stiate annoiando, ma ripeto, ci tengo a far vedere tutto. Qua iniziamo già a zozzarci. Ok, alziamo, spegniamo l'erpice, spegniamo la seminatrice, alziamo il tank. Animazione ovviamente dell'apertura del telo e della pedana. Eccolo qua. Perfetto. Portiamo qua il T8. Che macchina. Ok, passiamo alla seminatrice Espro 3000 combinata, semplicissima, quindi accendiamo. 2005 di capacità serbatoio, apertura del telo e della scaletta, ecco qua. Andiamo. Appunto, larghezza di lavoro 3 metri, che non è proprio tantissimissimo, ma comunque appunto fa tutto con una passata. Ok, mi fermo qua, torno indietro perché altrimenti viene davvero lunga. Perfetto, prendiamo la seminatrice, postiamoci qui, passiamo al come si chiama, non mi ricordo più, al disco lander. Appunto, come vi dicevo prima, questo funge da semina solo per rafano e erba, quindi apriamo. Tempi di apertura degli attrezzi ottimi, giusti. E qui appunto viene il bello che vi dicevo prima, abbiamo la possibilità di spostare l'angolo di lavoro della dischiera. Qui ovviamente nella realtà viene fatto per un motivo, appunto per magari diversi tipi di terreno o per magari rompere di più le zolle per diversi tipi di terreno, insomma per tante cose. Qui in farm diciamo è solo una questione figurativa. Comunque appunto questo è il suo lavoro, mi raccomando metteteci anche qua una bella macchinozza davanti perché è duro da tirare, qua c'ho il 9.36, anche se come ben sapete la potenza minima che scrivono dichiarata nell'attrezzatura di farming è un po' troppo sminuita, perché è veramente troppo bassa secondo me per certi attrezzi. Qua appunto vediamo anche l'animazione, possiamo spostarlo in corsa, ecco qua. Ok, andiamo indietro, comunque veramente ottima questa seminatrice combinata, ma anche se in realtà non serve proprio una seminatrice combinata, comunque qui viene chiamata come coltivatore. Okay, come serbatoio c'ha 400, buenos. Alziamo, vedete appunto ci sono anche questi due qui che si muovono, che sono animati, eccoli qua. Bene, chiudiamo, andiamo di qua. Perfetto, qua si mette anche, vedete, in posizione di trasporto, quindi si abbassa anche. Veniamo all'ultimo attrezzo, che è un coltivatore molto semplice, appunto Performer 4000, coltivatore da 4 metri. Vediamo l'animazione dei tubi e tutto quanto, ben fatta, anche il gancio di sicurezza.
Sì, molto semplice, nulla di che, è coltivatore semplicissimo. Il sound del T7 qua. Ok, anche questo si fa tirare, quindi metteteci una bella macchinetta davanti. Bueno, salziamo, chiudiamo il tutto. E abbiamo magicamente, tra virgolette, terminato. Ok, lasciamo qua il nostro caro T7. Bene ragazzi, io sono giunto al termine, vi ho mostrato tutto quanto, ora diciamo le mie considerazioni sono positive. L'unica cosa che secondo me ci sarebbe un po' da rivedere, ormai è troppo tardi, ma comunque è un po' il prezzo, che magari solo per attrezzatura 15 euro, per non avere tra virgolette nulla di nuovo, perché ovviamente non abbiamo attrezzature mega galattiche, iperspaziali, abbiamo solo appunto lavori di default, anche se a dirsi la 4 a noi non è che in farming manchi chissà che attrezzatura. Cioè abbiamo già tutto, e poi vi ripeto che di default già c'è tantissima roba, quindi appunto non dobbiamo, cioè facciamo fatica a stupirci le cose, comunque ok. Tornando comunque al DLC, l'attrezzatura è tanta, abbiamo appunto categorie semine, preparazione eccetera, categorie erroratrici, categorie per la finagione con veramente due imballatrici, l'andanatore, l'avvolgitrice, abbiamo veramente veramente tante cose. Quindi un pollice in su per questo DLC, bella attrezzatura, bei modelli, ottima comunque anche scelta del tipo proprio dell'attrezzatura, quindi ok. E basta, io a questo punto termino qui il video, passo la palla a voi, fatemi sapere cosa ne pensate, spero di essere stato esaustivo nel video, spero appunto per chi non l'abbia ancora acquistato, spero si sia convinto oppure no. E basta, se ho dimenticato qualcosa fatemi sapere, e appunto passo la palla a voi, ditemi la vostra, e basta. Io in descrizione ovviamente vi lascio il link del sito ufficiale per appunto l'acquisto, e a questo punto basta, io vi ringrazio enormemente per l'attenzione e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao.